Salve a tutti e bentornati a The Binding of Isaac Afterbirth. E ci facciamo una bella run in grid mode perché ho fatto tutto con tutti i personaggi. Non so se ve l'ho già detto, ho fatto pure The Lost. E quindi mi manca di sbloccare The Keeper. Vediamo chi ci esce in grid mode. Lilith. Il mio PC è. Ha incespicato notevolmente durante la selezione del personaggio. Lilith è un ottimo personaggio per la grid mode, è fottutamente avvantaggiata, a patto che non si lasci la stanza. Quindi il primo potenziamento ha fatto abbastanza schifo, però ci ha dato delle bombe che sono un ottimo modo per kickstartare l'inizio di questa run. Va bene. E rieccomi qua, riprendiamo la run da dove l'avevamo lasciata. Perché sì, come potete benissimo intuire, mi ero assentato. Ok, visitiamo la stanza maledetta prima. Che attiviamo il Cambion Conception, diciamo. Beh, non è che lo attiviamo, però facciamo dei passi avanti. Qui non credo di voler fare molto a parte questo. E anzi, avrei dovuto dare priorità ai vasi, probabilmente. Va bene, facciamoci queste ondate. Abbiamo raccolto Mom's Contact, che è ottimo. Decisamente ottimo. Uno dei migliori cambiamenti di status che potevamo sperare di ottenere. Cazzo. Mi è spawnato il ragno di sopra. Detesto quando accade, purtroppo nella grid mode accade abbastanza spesso. Sono un po' preoccupato per la vita, ma per il resto non dovremmo avere problemi. Perlomeno non nel primo piano. Vedete? Pietrificare i nemici quanto aiuta. Certamente aiuta il fatto che abbiamo così tante fonti da cui sparare. Sto un attimo confondendo, devo stare concentrato perché nel macello, nel sovraffollamento è facile che io prenda colpi. Ok. Boss. Duke of Lies se la passerà molto male. Cioè già siamo partiti malissimo per lui. Ok, fuori uno. Questi non dovrebbero avere tanta vita. Ma rilasciano monete. Aia. Maledetti bastardi. Ok, perfetto. Quelle troll bomb sono sempre una brutta cosa. Spero che il patto sia abbordabile. Mi dispiacerebbe rinunciare a qualcosa di buono. Preferisco così. Preferisco così. La Pandora's Box non credo che ci darà granché. Tipo ci dà due bombe e due chiavi? No, due soul art. Buono, in realtà buono. Vediamo se vale la pena comprare qualcosa al negozio. Compro la siringa perché è una siringa. Compro questo perché è un famiglio e poi me ne vado. 3 dollar bill sarebbe stato carino, ma non mi ci dispero, francamente. E la mosca viola lo so che non è un granché, però in quanto famiglia non riesco a rinunciare. Buona cosa poter scegliere perché la Curse of the Tower mi fa abbastanza schifo, l'aumento di danno lo accetto.
Le sticky bombs non sono certamente la migliore sinergia per le bombe, però sono 5 bombe, tanto per cominciare. È assolutamente. Compriamo la car battery e praticamente abbiamo un. Non dico che abbiamo vinto, però. La car battery con Box of Friends è ottima. Ok, siamo più grandi e abbiamo un aumento di tirs che è buono. Tutto questo per un solo art. Ok. Cosa fa la car battery? Ogni volta che utilizziamo il nostro oggetto attivo è come se lo usassimo 2 volte. Quindi, usandola adesso, abbiamo 3 famiglie invece di 2. E anche questa mosca qui che non sembra, però, cioè in teoria si dovrebbe essere duplicata, speriamo che sia così anche in pratica, ma dovrebbe. Comunque è vero che è un famiglio che non colpisce spesso. Ci manca solo il BFF, perché. Beh, qualsiasi cosa che potenzi il nostro oggetto attivo va benissimo. Però il BFF è un miglioramento eccezionale, quindi. A Lilith proprio perché si basa sui famigli. Però già così comunque ce la stiamo passando molto bene. Stavo pensando di comprarmi qualche aumento di vita perché. Prima del prossimo patto. Perché non voglio rischiare di ritrovarmi senza. Attenzione. Senza abbastanza HP per potermi prendere un buon patto con Satana. Levante non è un problema. Beh, nessuno è un problema una volta che arriviamo a moltiplicare così tante volte i famigli. Infatti non stiamo prendendo danni. Ma come già detto, voglio aumentarmi la. La vita, non per una questione di sopravvivenza, ma per i patti. Questo lo prendo perché è in sconto. Thunder Tides è un aumento di vita, ma non lo prendo. Vorrei fare un tentativo con questa chest. Fates Reward è. Beh, non è eccelso, però è. Con Lilith. Molto meglio di quanto sarebbe con altri personaggi. È una sorta di. Mi scordo sempre come si chiama il famiglio base di Lilith. Comunque, o Incubus o Succubus, credo che sia un succubus. Diciamo, è una specie di succubus che spara una volta ogni tanto e non sinergizza con molte cose buone. Tipo Brimstone, per dire. Un patto con l'angelo, questo è inaspettato. Rosario. Vogliamo il rosario? Sì, abbastanza. Sono Soul Art e più avanti troveremo la Bibbia, ma. Che importa? Questo nullifica l'aumento di vita che mi sono comprato, in un certo senso, ma va bene lo stesso. Con 15 monete io direi che ci compriamo questo perché è un famiglio. Di 6. Non male, ma non è di mio interesse sicuramente. Abbiamo visitato tutto qui, sì. Non so come mai questo patto con l'angelo, francamente. Preso il rosario non solo per i Soul Art, ma anche e soprattutto perché contribuisce alla trasformazione in Seraphim. E sempre parlando di trasformazioni, sono contento di aver trovato un'altra siringa. Ecco la Bibbia, anch'essa contribuisce alla trasformazione. Non abbiamo soldi. Carbone mi interessa. Qui ci entro. Bene. Beh, ci siamo tolti la Bibbia di mezzo almeno. Più o meno gratis. Questo non vuol dire che qui scompare, però almeno una volta che.
l'avremmo rirollata e per fortuna possiamo. Non tornerà più, non dovrebbe tornare più. Ok. L'oggetto che occupa di più i miei desideri, come già detto, comunque è il BFF. Oh, i nemici piccoli. Ok, il nemico piccolo non era piccolo in quanto piccolo, era piccolo in quanto rimpicciolito dal GB Bug. Bisogna di liberare un po' la stanza, però non credo di poterci riuscire. Non so da dove sia spuntata quella chiave. Invece ci sono riuscito. Attenzione. Ok, siamo già arrivati al punto di... escape velocity. Siamo oltre l'escape velocity. Da dove arrivano ste chiavi? Non abbiamo amuleti che generano chiavi. I GB bug non dovrebbero generare chiavi. Boh, è strano. Cazzo. Ho schivato nella direzione sbagliata. Cioè, ho schivato quando dovevo stare fermo. Vabbè, ci facciamo sto patto. Per fortuna è Carrion Queen non è un problema, però mi sono distratto due volte. Forza. Lattangelico che ci riserva un aumento di vita futuro. E Gemini? Che è un altro famiglio, quindi è bene. Allora. Lo compro il carbone. È un oggetto che mi piace. E per il momento abbiamo finito. Siamo a 10 minuti. Devo ricordarmi che è importante donare. Del resto sto giocando per questo, quindi direi che è importante. Un altro famiglio e un altro aumento di vita. Non posso farci niente al riguardo per il momento. Quindi lo prendo. Che osso lo voglio? Come voglio assolutamente il cubo di carne. Fa piacere che quella bomba sia stata sfruttata bene. Uccidiamo questo tizio. Mi ha ottenuto altre bombe che investiremo. Vabbè, vediamo cosa c'è qui. Pillola misteriosa, relax. Che si traduce nella pratica in un cuore rosso, che non possiamo usare, e addicted che si riduce nella pratica a un cuore blu intero che abbiamo perso. È la seconda volta che mi succede questa cosa. Vaffanculo! Vabbè, ce la dovremmo cavare bene comunque. Qua comincio a preoccuparmi che il mio PC non ce la faccia, perché con tutti questi famigli sullo schermo potrebbe scattare. È la mia più grossa preoccupazione della run. Arrivare a far crashare il gioco per il bordello non ci sono mai riuscito. Cioè, non sono mai arrivato a quel punto da dove spuntano quelle chiavi. Hanno aggiornato il gioco e... GB bug può rilasciare chiavi? Che oggetti abbiamo? Niente che generi chiavi. Questa cosa non ha senso. No, ci sarà una spiegazione, però onestamente non ne ho la più pallida idea. Cioè... Non è neanche stato aggiornato il gioco di recente, quindi penso lo saprei se ci fosse stato qualche cambiamento ai famigli. Comunque è fantastica questa run, cioè nel senso è una run Lilith da manuale, ma è la Car Battery ciò che ci ha dato il più grosso vantaggio. È un oggetto veramente fantastico se unito alla Box of Friends.
In alcuni casi è completamente inutile, o addirittura dannoso, ma non in questo assolutamente. I gemini dovrebbero essere stati duplicati, nonostante siano nello stesso medesimo punto e quindi sembrino uno. Immagino che il danno che facciano sia accumulato. Ok, altro patto angelico. Penso sia la prima volta che posso essere contento di aver trovato un patto angelico così, senza alcun oggetto. Allora, prendiamo Chaos. PhD non è male, The World è inutile. Lo usiamo. Prendiamo il Cube of Meat. Torn Photo è buona. Dead Cat non è qualcosa che mi interessa. Ne prendiamo la batteria. E mi sa che non comprerò più niente per un po'. Non abbiamo bisogno di comprare altro. Però il BFF mi interesserebbe. È un famiglio, ma non possiamo farne a meno. Non mi sta facendo ripensare riguardo il mio non aver preso il come si chiama. Le 9 vite. 9 vite non sono buone. Per noi. Questi oggetti fanno abbastanza cagare, quindi è un'ottima occasione per risparmiare. E Bercano, vabbè, non ci cambia la vita sicuramente. Comunque, con la Bibbia, ad esempio, con la Bibbia satanica, invece di ottenere un cuore nero, dato che abbiamo la Car Battery, ne otterremmo due. Che è ottimo. Usiamo la runa, usiamo la Box of Friends. Abbiamo beccato Dark Palm! E lo abbiamo anche duplicato inavvertitamente. Vabbè, non che sia un problema. Comunque abbiamo Dark Bomb perché per i danni che abbiamo preso. Per via del Cambio Conception, quindi abbiamo preso danni e quindi abbiamo generato un famiglio. E questo famiglio è stato Dark Bomb. Notare che il Meat Boy passa dal livello. Mannaggia a me, devo giocare un po' meglio. E per un po' meglio vuol dire che devo smettere di giocare una merda. Che veramente. Con un danno simile è vergognoso venire colpiti. Una batteria, non so da dove venga, ma la raccolgo. Quindi il Meat Boy, ogni volta che usiamo la Box of Friends, sale di 2 livelli. In questo momento abbiamo dunque 2 Meat Boy di livello 4. Che sono qualcosa che fa un danno mostruoso. Anche senza il BFF. Infatti, se vedete Death morire, è probabilmente a causa sua. Certo, poterli pure pietrificare nel mentre aiuta non poco. E penso sia superfluo usare un'altra volta la batteria. Ahia, cosa mi ha colpito? Non lo so. Perché non si capisce più niente, però comunque ho guadagnato un cuore nero. Allora. Ah, Krampus. Non è bene. Testa di Krampus, non è bene. Però potete vedere l'effetto della Car Battery, ecco. Quindi non è stato totalmente inutile, cioè, c'ha un piccolo valore ludico. Va bene, proviamo a uccidere sti due tizi, dai. Due monete non è certamente il valore di mercato di una bomba, che sarebbe 5 monete, però. Ingrid Mod si può fare. Ok, siamo allo shop. Dite che è la volta buona che ci danno il BFF? No, però c'è un aumento di danno. Quel mezzo cuore rosso lo volevo io. Ok, dai, Wirecut Hanger non è male. Quell'aumento di danno mi ispira, ma credo che non sia il caso di prenderlo. Questo è ottimo perché ci ha praticamente ripagato il viaggio. Niente, BFF non l'abbiamo trovato.
Abbiamo un discreto quantitativo di HP. Avrei preferito avere la batteria carica, però sono contento anche di essermi velocizzato lo scontro contro Krampus, onestamente. Eccola qua. Già la situazione è cambiata notevolmente. Sta cosa non mi è piaciuta però. Per niente. Dannazione di nuovo. Ho capito come abbiamo fatto a generare quei cuori neri almeno. Dato che abbiamo Poison Touch. Toccando i nemici li avveleniamo e se muoiono avvelenati c'è la chance che spawnino un cuore nero. Non ci sto capendo nulla. Continuiamo a generare chiavi. Se avessi delle bombe ucciderei volentieri questi cosi. Blot è pericoloso. Gli occhi di Blot sono pericolosi. Ok, si può fare. Si è fatto, sì. Si è fatto da solo, non è che l'ho fatto io. Vabbè, questa è una cazzata. Non capisco perché me lo mettano al pari di The Blot. Ok, ultima ondata. I due The Stain. Non è la fine del mondo. Anche se nel caos. Ecco, infatti. Un po' di danni li avrei presi sicuramente. Ero sicuro di ciò. Però lì c'è un cuore nero che ci aspetta. Perfetto. Vediamo il patto. È un fantastico patto per quanto mi riguarda. Perché ci siamo beccati un famiglio gratis e due cuori neri. Quindi abbiamo 65 monete. Con 65 monete. Non vendono manco le bombe. Io, aumento di vita, lo lascio. Mi prendo quel cuore rosso perché non ne avremmo trovati altri durante la partita. E possiamo andare a farci Ultra Grid. E volete sapere la cosa veramente stupida? Non ho comprato una batteria, quindi non abbiamo la box of friends per Ultra Grid. Mi sono scordato di questo dettaglio importante. Allora. Voglio vedere se riesco a indurlo a bombardare No, 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 non facciamo queste cagate. Ok, già ci siamo. Perfetto. Perfettissimo, non so perché stiamo generando questi cuori, ma siamo perfettamente a posto. Non sarà un problema battere Ultra Grid, nemmeno senza Box of Friends. Certo, se l'avessi avuta sarebbe stato fantastico. Poterla usare una volta avrebbe fatto tantissima la differenza. E vabbè, dovremmo stare un po' più attenti, dovremmo giocare un po' meglio. E da una parte sarà anche più facile perché non c'è tutto quel caos sullo schermo che impedisce di giocare bene. E sì, mi sono rifiutato di rompere quelle monete. Ottimo, ottimo, ottimo. Tutto questo per... Cioè, mi sono buttato sui ragni nella speranza di fottermi le monete prima che le raccogliesse Ultra Grid. Ma almeno ci siamo presi il Deca che c'era giù. Quindi siamo a 79. 79 più queste 5, ok, 84. Vediamo quante riusciamo a tenerci e quanto riusciremo a donare, ovviamente. Oppure una bomba che potrei utilizzare contro Ultra Grid, in effetti, perché mi sa che non c'è rimasto niente da bombardare. Per me può pararsi quanto vuole, non... Finché non... Cioè, se rimane fermo e non attacca mi sta bene. Questi cuori sono un problema. Vediamo se riesco a togliermene qualcuno.
non siamo a rischio. Bene. Siamo a metà combattimento. Ok. Ok. Io non capisco la gente che ha difficoltà contro Ultra Grid. Non dico che sia facile, però... basta che ci arrivate con un po' di vita. Una decina di cuori, se proprio siete scarsi, non è un grosso problema. Bene, bene. Colpisci i tuoi stessi servitori, che mi fai un favore. Bombe, aiuto. Vabbè. Ci ho provato, però ho preso danno lo stesso. Ecco, questa è una cosa che posso fare, non so quanto possa servire. Però non vedo utilizzi migliori per quella bomba. Ok, ok, va bene. 82 monete. 2 in meno rispetto a prima, quando ho detto che ne avevamo 84. Non è ancora detto che ce ne terremo 82 fino alla fine. Siamo all'80% dello scontro. E abbiamo 2 Demon Baby. Uno generato dal Cambion Conception, mentre l'altro l'avevamo raccolto prima. Però se avessi avuto la Box of Friends carica, non credo che avrebbe aggiunto una copia per entrambi, ma solo per uno. Ok, Ultra Grid è battuto. Momento della verità. Abbiamo l'1% di impallazione, siamo a 710 monete. Vaffanculo. È la prima volta che mi capita. È la prima volta che mi capita che si impalli così presto. 73 monete buttate nel cesso. Però va bene. Stiamo comunque progredendo. Va bene, dunque. Questa run è finita. Io per il momento vi saluto. E ci vediamo alla prossima.